Signore e signori, buonasera e benvenuti al nostro spettacolo di fine anno, introdotto da questo video di Happy dei ragazzi di Arte Danza. Non potevano essere anche loro da meno, dopo il tormentone che ha girato un po' tutto il mondo, anche i ragazzi di Arte Danza di Foggia, Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo hanno voluto salutarvi e darvi il benvenuto con questo video che ripercorre un po' il lavoro di un anno intero. Siamo allo spettacolo di fine anno, questa sera qui al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, come sempre uno spettacolo che vedrà una prima parte dedicata alla danza classica con tre diverse opere e una seconda parte con un musical che vedrà tutte le discipline assortite in un'unica seconda parte di spettacolo. Prima di iniziare qualche raccomandazione, come sempre quella più importante di evitare gli spostamenti durante le esibizioni in modo da non compromettere il lavoro del nostro fotografo ufficiale, anzi lo vado a salutare, studio P2 di via San Lorenzo 165 a Manfredonia, e così come anche il lavoro delle telecamere di insonniatv.it. Anche quest'anno saremo ripresi dalle telecamere di Insonnia TV, che poi in streaming potremo rivedere ogni qualvolta vorremo, quindi basterà cliccare sul sito insonniatv.it per rivedere tutta questa serata di spettacolo di arte danza. Quindi mi raccomando, limitate i vostri spostamenti solo durante i cambi di balletto. Noi possiamo già iniziare, credo che ci siamo già, possiamo entrare nel vivo della serata con la prima opera classica interamente curata questa parte dall'insegnante coreografa Maria Celeste Damaso. La prima opera sarà Le Silfidi con musica di Frédéric Chopin. Il balletto, spesso descritto come un sogno romantico, di fatto fu il primo balletto ad essere veramente tale. Infatti Le Silfidi non ha una trama né segue una storia, ma prevede solo la danza sotto la luna tra un gruppo di silfidi in tunica bianca ed un giovane poeta sognatore in pantaloni bianchi e abito nero. Nelle sue Memorie di un maestro di balletto, il protagonista spiega che volle rendere omaggio al sentimento ispiratore dei balletti del primo romanticismo e la danza classica ne era stata veramente, a suo avviso, espressione di un intento artistico, di un moto dell'anima e non mero sfoggio atletico, di un virtuosismo tecnico fine a se stesso. Interpreteranno Le Silfidi Sabrina Caputo, Simona Castigliego, Roberta Di Bari, Giada Farfalletta, Martina Gallifuoco, Joy Gentile, Patricia Milisan, Yelena Pacillo, Monica Principe, Raffaella Prota, Noemi Renne, Maria Chiara Tomaiuolo, Giulia Calesso, Sara Imperato, Giorgia Murgo e Gianna Tafuri. Con coreografia di Maria Celeste Damaso, per voi Le Silfidi. Thank you.
Sono state velocissime con le silfidi. Ancora un applauso per loro che sono già via di corsa a cambiarsi per la seconda parte. Mi hanno preso in controtempo. Sono già a presentarvi la seconda opera classica. Siamo al Lago dei Cigni con musica di Tchaikovsky. Nel parco del castello si festeggia il principe Siegfried che compie 21 anni. Egli, seppur contrario, dovrà scegliere il giorno seguente fra le fanciulle che si presenteranno al castello colei che sarà sua sposa. Al tramonto, il principe con i suoi amici parte per una battuta di caccia e sulla riva di un lago si imbatte in un gruppo di cigni. Tra questi c'è la splendida principessa Odette, tramutata in cigno da un mago perché ha rifiutato il suo amore. Destinata a tornare fanciulla solo per poche ore durante la notte, potrà ritornare essere umano solo quando un uomo, che non ha mai dichiarato il suo amore ad altre donne, le giurerà fedeltà. Siegfried, ascoltata la storia della principessa, decide di salvarla e la invita al castello per giurarle amore eterno. L'indomani la regina madre dà una festa nel castello durante la quale si presenta il mago con sua figlia che grazie al padre ha assunto l'aspetto di Odette. Siegfried, ingannato e affascinato dalla danza sensuale della giovane, le giura fedeltà e le dona l'anello, condannando a morte Odette per il tradimento subito. Nell'atmosfera festosa della corte, il mago e la figlia si dileguano ridendo. Siegfried capisce di essere stato ingannato e fugge verso il lago, dove Odette sta piangendo il suo destino e ne implora il perdono. L'amore dei due giovani è talmente forte da spezzare il maleficio del mago e finalmente riuniti potranno vivere insieme eternamente. Interpreteranno il Lago dei Cigni Alice Biccari, Martina D'Amaso, Sara Dente, Giorgia De Martino, Simora Maria Di Palma, Giada Grasso, Giada La Piccirella, Chiara La Torre, Anna Laura Mescia, Federica Noceti, Rita Occulto, Alessia Russo, Carmen Di Santo, Chiara Noceti, Valentina Valenzano, Martina Balzamo, Rosanna Di Bari, Silvia Imperatore e Barbara Principe. Con coreografia di Maria Celeste D'Amaso, per voi il Lago dei Cigni.
E la seconda opera classica era Il Lago dei Cigni. Passiamo ora velocemente alla terza. Stiamo per presentarvi La Bottega Fantastica, con musica di Ottorino Respighi, da brani per pianoforte di Gioachino Rossini. Si tratta di un adattamento della famosa pantomima La Fata delle Bambole. La vicenda si svolge nel negozio di un fabbricante di giocattoli verso la fine del XIX secolo. Entrano clienti e turisti di varie nazionalità, cui il negoziante mostra l'assortimento dei giocattoli. Fra essi si trova una straordinaria coppia di danzatori di Can-Can. La ballerina e il suo compagno, però, si vedono separati da una vendita che li destina a due proprietari diversi. Il padrone prepara i pacchi e chiude la bottega. Nel corso della notte, tutte le bambole si animano, dimostrando la loro pena per la separazione dei due innamorati. I ballerini di Can-Can escono dalle loro scatole e le riempiono di carta. Al mattino, quando i clienti ritornano, si accorgono che gli involucri sono vuoti, privi dei giocattoli acquistati la sera precedente, e ritenendosi truffati, mettono il negozio sottosopra. I pupazzi, da parte loro, scaraventano i clienti in strada e inneggiano al loro padrone in un clima festoso. Interpreteranno La Bottega Fantastica Libera Battista prima e Libera Battista seconda, Maria Pia Battista, Martina Battista, Giusy Ciociola, Anna Ciuffreda, Laura Gentile, Deborah Giordani, Claudia Piemontese, Concetta Principe, Marilina Principe, Valentina Ricucci, Gabriella Santamaria, Maria Giovanna Santamaria, Michela Santamaria, Eugenia Spadavecchia, Angela Maria Azzale, Antonia Ciliberti, Ignazio Ciuffreda, Maria Gina Ciuffreda, Aurora De Padova, Francesca De Padova, Rosa Martina Faccio Russo, Mariangela Guerra, Sofia Principe, Antonella Quitadamo e Marilea Sacco. Con coreografia di Maria Celeste Damaso, per voi La Bottega Fantastica. Thank you.
Thank you.
Via di corsa a cambiarsi, i ragazzi hanno concluso così la Bottega Fantastica e tutta la prima parte dedicata alla danza classica. Decreterei quindi ancora un grande applauso per tutta questa prima parte appena conclusa. Adesso però è il momento di passare alla seconda disciplina che vogliamo presentarvi. Vogliamo presentarvi due chicche in realtà, prima di passare al musical che racchiuderà tutte le altre discipline. Vogliamo infatti presentarvi due coreografie curate dall'insegnante esterno di hip hop, ovvero Gigas, due coreografie create proprio per questo saggio spettacolo di fine anno. La prima sarà interpretata dal corso intermedi di Manfredonia e il secondo dal corso avanzato, sempre degli allievi di Manfredonia. Per voi quindi l'hip hop di Gigas. Ladies, it's your song, so as soon as this come out, you should get out on the floor, go and get your sexy out. If you know that you better than a new girl daddy out, go ahead and tell them now, you gon' miss me when I'm out. Ayo, Cece, let me show you how to do a singing bitch greasy. You was by Lennox, you're the one on Peachtree. I was with Dimitri, seen you when you're loving hip-hop men DC. Petty niggas is a bitch motto. If I say it on wax, every bitch follow. If I'm sipping in the club, mixed Moscato. I got a big fat ass, big dick swallow. Hit him with a back shot, hit him with the ass shot. Took him to the bank, then I hit him with the cash shots. I do a big, I hit him with the caps lock. I'm gonna ball, I hit him with the mascot. No, I never been here, but I like the Bangkok. Big fat titties when they hanging on my tank top. You gon' play me? On Instagram, nigga tryna shade me. But your bitch at home tryna play me. I'm Nicki and Weezy F baby. Yeah, fuck you and your lady. Done but you cause you shady. Now which bitch won it? Cause that bitch did it. You know the words in my songs, no habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want, London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport, I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Yes,
Le due coreografie per il corso intermedio e avanzato di Gigas, insegnante di pop per arte e danza, con lezioni quindicinali presso la nostra scuola. Un curriculum prestigioso di cui vi leggo un velocissimo stralcio. Gigas è conosciuto anche come Akujin, detto bene, ok, danzatore a New York presso la compagnia di Leslie Feliciano, a Marsiglia con la compagnia Acro Rap, a Torino con il Reebok Team, danzatore solista della Dacru Hip Hop Dance Company, attualmente direttore artistico e coreografo della Silence Poets Hip Hop Dance Squad, attento sperimentatore, volge la sua attenzione al continuo evolversi della disciplina del New Style, nonché della danza house, forte elemento di trend del prossimo futuro in Italia. Invitato periodicamente in gala nazionali come ospite maestro per workshop e collabora con numerose scuole del territorio nazionale per la coreografia di gruppi inseriti in vari svariati concorsi coreutici e chiaramente insegnante anche per arte danza. Abbiamo il piacere di averlo qui con noi e vorrei invitarlo a ricevere l'applauso del pubblico, Gigas. E vorrei qui al nostro fianco anche il suo assistente Wave, che ha curato le coreografie. Facciamo qualche passo avanti perché intanto diamo la possibilità allo staff di cambiare la scenografia perché stiamo per entrare nella seconda parte. Gigas, curriculum che in realtà è lunghissimo, abbiamo preso giusto 6-7 righe. Leggevo però, ecco, che il trend del prossimo futuro in Italia è considerata la danza house, che in realtà io credevo fosse una un po' dimenticata, un po' anche relegata al vecchio commerciale anni 80, invece l'hip hop lo riprende, lo rilancia e soprattutto si vede sempre più entusiasmo da parte dei ragazzi. Quando c'è l'hip hop saltano tre volte più di tanto rispetto alla classica e alla moderna. Sì, diciamo che è sempre stato un po' il momento un po' più Ale, diciamo, no? Un po' più di divertentismo. Vabbè, la disciplina stessa che ti porta ad essere un bello carico dentro. Sì, la danza house in realtà con la danza hip hop non è che abbia granché a che vedere, però nell'ultimo decennio i francesi hanno cominciato con questo movimento, c'è stata una grossa contaminazione con la danza hip hop, per cui ora come ora si utilizza spesso, come in questa coreografia del gruppo avanzato, mescolare le due discipline. In realtà la danza house realmente detta, propriamente detta, è una danza relativamente giovane che nasce intorno all'inizio degli anni 80 a Chicago, è una danza tipicamente da club, mentre invece la danza hip hop è una danza più underground che nasce per strada, ha un substrato culturale completamente diverso, però sono due culture che hanno trovato un punto di incontro e adesso si fondono all'ordine del giorno. Infatti, trovi che nei ragazzi questo mescolare gli stili sia sempre gradito o loro ogni volta apprendono con piacere questi stili diversi? Assolutamente sì, penso che un danzatore debba essere un danzatore a 360 gradi, indipendentemente dalla disciplina, che sia hip hop, che sia danza house, o che sia danza classica, danza contemporanea. Io sono uno di quelli che purtroppo non ho avuto la fortuna di fare il danzatore classico da giovane, perché sono nato come autodidatta, adesso ho 40 anni, quindi è una generazione completamente diversa. Resto del parere però che la danza classica sia la base di tutto. Sono fortemente convinto che se avessi avuto uno studio classico alle mie spalle la mia carriera sarebbe stata ancora più, insomma, più prestigiosa di quello che fortunatamente sono riuscito a fare. Però alla base di tutto ci deve essere sempre la danza classica, ci dà la capacità di conoscerci meglio, di avere coscienza del proprio corpo e poi dopo tutto lo studio del resto secondo me è un corollario che viene dopo, però senza di quello sinceramente oggi è difficile poi arrivare ad un buon livello.
Vi giuro che non è uno spot per dire che i vostri ragazzi debbano fare tutto il percorso da noi di arte e danza, perché sapete che si parte dalla danza classica per arrivare a tutte le discipline. Grazie per questa ammissione, ma d'altronde noi ci fa molto piacere sentirla, e io vado a sottolineare che durante tutte le coreografie di classico lui è stato attento dietro le quinte a seguire i ragazzi, le ragazze, anche sono i suoi ragazzi che ha seguito durante l'anno, ma anche vedere come si sono espressi nella danza classica. Non mi rimane che farti davvero tanti complimenti, prego. Volevo soltanto ringraziare di cuore veramente il mio... Lui è stato sempre con te durante il nostro lavoro con Arte Danza. Sì, Antonello Wave, insomma, come noi abbiamo sempre questi nickname, insomma, però Antonello è il suo nome, grazie. È una persona che adesso che io, nel momento in cui io incomincio a diventare un po' grandicello, no? È quello che mi dà anche un sostento anche a livello fisico e atletico, perché lì proprio è una disciplina prettamente atletica, per cui volevo veramente ringraziarlo perché ha lavorato molto bene, nonostante la giovane età, lui è solo ventenne, quindi ha tutto il futuro davanti e glielo auguro veramente di cuore di avere una lunga e prestigiosa carriera. E allora grazie a Giga, sei in bocca al lupo a Wave, grazie comunque ad entrambi per il lavoro con Arte Danza in questo anno accademico 2013-2014. Ancora un grande applauso a Gigas e al suo assistente Wave, grazie. E noi siamo al principio di questa seconda parte, sarà un putpourri di tutte le nostre discipline, tutte le altre discipline, anche l'hip hop, ma tra poco ci saranno due presentatrici d'eccezione a spiegarvelo. Prima però permettetevi qualche saluto, innanzitutto al direttivo regionale della Libertas, che so essere presente, infatti li vedo, li saluto, il presidente regionale Giuseppe Guerrieri e il presidente provinciale Lella Giuva, presidenti regionale e provinciale della Libertas, a cui l'Arte Danza è affiliata e partecipa spesso anche ai vostri campionati, a tutte le attività territoriali della Libertas. Grazie anche per il vostro instancabile lavoro. Volevo anche salutare e ringraziare l'assessore Giulia Quitadamo, neo assessore dell'amministrazione comunale di Mattinata, sia perché è qui con noi tra il pubblico e sia anche per il sostegno. Vado a ricordare che fra tutte le scuole di arte e danza proprio la classe di Mattinata studia nella palestra della scuola media, e questo è un sostegno da parte dell'amministrazione comunale che noi apprezziamo e soprattutto sottolineiamo quando appunto l'istituzione si mette a disposizione dei ragazzi anche fuori con quelli che sono gli spazi istituzionali, quindi scolastici, anche al di fuori dall'orario normale di lezione della scuola. Quindi grazie all'assessore Giulia Quitadamo, grazie anche di essere con noi per questo spettacolo. Saluto gli sponsor chiaramente che hanno contribuito al saggio spettacolo di fine anno, Ortofrutta Green Leaves di Stornara e l'azienda Fiordelisi specializzata in lavorazione e trasformazione prodotti ortofrutticoli di Stornarella. Grazie, un applauso anche a loro. E introduciamo questa seconda parte dedicata a un musical interamente creato da Arte Danza, ideato e creato dagli insegnanti della scuola di danza Arte Danza, intitolato Memories of Dance. Le coreografie sono state curate per il musical, il moderno e il contemporaneo, dall'insegnante e coreografa Maria Celeste Damaso, diplomata in danza classica, moderna, jazz, musical e hip hop. Le coreografie di hip hop curate dall'insegnante Barbara Principe, diplomata di hip hop. La coreografia di modern curata dall'insegnante Silvia Imperatore, diplomata in danza moderna. E la recitazione e la regia curata dal sottoscritto con le ragazze che stanno per fare il loro ingresso. Anzi, vediamo proprio il debutto delle prime due realtà presentatrici. Prego, Laura e Chiara, no, Claudia, scusami, l'emozione prende anche me, Claudia, vedi? Ti ho chiamato Chiara, non so perché, è una vita ormai che ci conosciamo, sei richiara questa sera. Allora, Laura e Claudia hanno il compito di introdurre questa seconda parte che vedrà tutte le discipline insieme. Prego, microfono. Signore e signori, buonasera.
E benvenuti alla seconda parte dello spettacolo di arte e danza. Dopo la prima parte dedicata alla danza classica, ora è il momento di tutte le altre discipline. Ebbene sì, quest'anno arte e danza vi presenta il risultato del lavoro delle altre discipline in un unico spettacolo. Si tratta di un unico musical con esibizioni di danza moderna, hip hop, ma anche estratti da alcuni celebri musical. In un unico spettacolo per ripercorrere il lavoro di un'intera stagione. Il tutto unito in un'unica storia che rivede anche il percorso di noi allievi all'interno della scuola di arte e danza. E tra un'esibizione di ballo e l'altra vi presenteremo anche alcuni momenti di recitazione. Faremo rivivere quello che accade ogni giorno nell'ambiente della nostra scuola. Dalla sala prove agli spogliatoi, dal palco ai corridoi. Insomma, un estratto della nostra vita quotidiana con arte e danza. In ogni gruppo che si esibirà ci sarà spazio per tutte le nostre discipline. E si esibiranno insieme tutti gli allievi della nostra scuola. Di Foggia, Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo. Tutti insieme per questo gran finale di anno accademico. Ma ora basta con le presentazioni. È il momento di farvi gustare il nostro spettacolo, che si chiama Memories of Dance, ovvero ricordi di danza. Buon divertimento! You know them afraid of me, cause them chicks say me go say something. Sean is, you know, say me nah say nothing. But me have to talk my mind. Hey, me, burn Satan, Baphomet and Lucifer. Then put a fire upon all every worshiper. Bunty sour, so you a call me name so fuck. Sean is a tell him. Me not talk too long. No, no, me not talk too long. Argument gangsta nah furlong. Me not afraid of all the rats in a turban. Nah talk too long. Argument gangsta na furlong. We no afraid of ball head a ras in a turban. Martian, so Bunty, if you say me can't call him name again. Bunty, Bunty, me call your name again. That a pass a pass a well, back to the lady. I love all girls, but I rather black woman. Call him half white, check the bumper then. Angel me, little bit with the Chinese then. How deep is the blackness, check me pitney then. Two of me extra bleed, them say them not do it a Bunty, Satan, Baphomet and Lucifer. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me.
running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh boy, you still lie so close to me. Oh boy, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bits. And we can learn to love again. It's in the stars, it's still written in the scars on our hearts. That we're not broken, just bits. And we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Already got one, rolled up in my left hand. In my left pussy hand. On my mind, tighter than a headband. Cushion in my lungs, got ganja in my sweat glands. This shit I'm on better than the next strand. Than the next strand, better than the next strand. Aye. She head down, booty popping in the handstand. Bang. I shine bright, I give your girl a slight tan. I make that pussy whistle like the Old Spice man. I don't even understand why she'd ever want a man. If she ever throw it, I catch it like a corner bag. Like a corner bag, that's an interception. Interception. You think I give a fuck? That's a misconception. Oh, what? A night, yeah. Oh what a night, yeah. The roof is on fire, yeah. So what, I'm high, yeah. I say oh what a night, hey. Oh what a night, hey. Yeah, she a bad bitch, all jokes aside. I chop one, chop two, chop that ass down, down. Chop that ass down, down. Chop that ass down, down. All I want you to do is just drop that ass down, drop that ass down, now look back at it. Watch out, go down like this.
could be staring at somebody new, but stuck in my head is a picture of you. You are the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. See you again. Welcome to King of the Dance Hall.
poco toccherà il nostro moderno. Di già, ma io non sono ancora pronta. Beh, allora cosa aspetti? Quindi a prepararti. Se non hai gli abiti adatti, lo sai che l'insegnante non ti farà mai ballare. Ok, allora vorrei cambiare. Ah, questi maschi, poi dicono a noi ragazze che siamo lente a prepararci. Infatti, io sarò pronta già da un pezzo. Anch'io, e meno male che loro non hanno tanti problemi coi capelli come noi. Infatti, vai a sistemare ogni volta questi. Ma tu il moderno lo fai così o dopo i libri? Certo che no, e tu? Ma sei matta, lo sai che ci viene meglio così. Ancora in queste condizioni, vieni qua a prepararti. Il vostro moderno è quasi arrivato. Ma noi siamo già pronte. Anzi, prontissime. E voi così dovete fare il moderno? Con i capelli in quel modo? Con i capelli sciolti? Certo che sì. Perché? Come vorreste che li facciamo? Ma che domande, legati? Anzi, direi legatissimi. E che cos'è un balletto di classico? Saremo perfette per il moderno. Perfette? Con i capelli in quel modo? Certo, noi siamo già pronte così. E vedrete che moderno verrà fuori. Saremo impeccabili. Ed anche adeguato al contesto. È questo che ti avete sempre insegnato, no? Ci teniamo agli insegnamenti, no? Non c'è nulla da fare, i tempi sono proprio cambiati. Ricordi anche tu lo chignon? Anche per il moderno. Certo che lo ricordo. E se non avevo perfetto, non potevo ballare. E sai per quante imprecisioni venivamo cacciate via dalle coreografie? Infatti, i tempi sono cambiati. Eh già, consoliamoci con le nuove coreografie. Or cool as hell or why?
the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I choose, but the last thing I need. Cause you a liar, liar. It was the love, pain, sweat, time that made me stick when I was sick of the lies. The years, tears, smiles, fights. And now that I left you, I cried through the mic. You was quick to slip the slick and slide. I'd be surprised how you get your calm. Every time you admit the seat would hit the sheets. It's like anyway on the bedroom floor. Mama, use a but I murder when you wine fast. Body full of curve, just like a wine glass. Girl, face back up when you step in the dance. Upon your head, upon your head. Tell her your looks so and your shape, it's a mad them. Wine up your body, girl, do not no problem. Any man you want, baby, you can't have them. Beat them bad, the sign it a flag them. Boy, me love it every time when you wine and turn. Your interest, that's my concern. Some guy jealous, them eyes start burn. Am I attention, yeah? Girl, when I'm broke, hold up on your head, girl. Wine up your body for me. Dance floor up on your head, girl. Are you every man want see? You know if you wine slow, but I murder when you wine fast. Body full of curve, just like a wine glass. Girl, if you smack up when you step in a deep dance. Up on your head, up on your head. Man, I'm prepared, up on your head. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now say I just walked away. I will always want you. Pump it.
waste my time. Keep a bad bitch on my line. Real boss, let me talk my shit. Quit playing, girl, up on this dick. Big dog rolling on campus. Picture me rolling in the city is my canvas. Pull over, bad bitches on my right side. Niggas, they be tripping cause I'm fucking with their bitches. Shit, didn't even rhyme, but it sound good. She said she wanted the baller, I gave her hardwood. West side, baby, yeah, North Cal. Didn't bring the bay back, I just knocked the doors down. Wait, my nigga, what you tripping for? Fuck these hoes, get the dough. Stack your money, make the shit flip. Don't get caught up in your whip with an ugly bitch. Or a tranny like Eddie, focus on my Fetty. Driving bitches crazy, call me Tom Petty. Grab her hips, tell her keep that ass steady. What that mouth do, show me girl, don't tell me. Waste money for I waste my time. Keep a bad bitch on my line. Real boss, let me talk my shit. Quit playing, girl, I'm on this dick. Tosto, la sala si è
lasciate la sala sempre col solito ritardo. Guardate l'orario, la nostra lezione è già fuori di un quarto d'ora. E cosa vuoi dire? Che è colpa nostra? E di chi, se no? Beh, più siete lenti, più vi ci vuole tempo, è normale. Ehi, attenta come parli. Chi sarebbe lenta qui? Ehi, che cosa sta succedendo in questo spogliatoio? Sempre le solite litigiose, ma riuscirete un giorno ad andare d'accordo? Mai! Non le ho mai viste così precise. Neanche io. Via, via, ora a cambiarvi. E tocca a voi. E voi che ci fate ancora così a cambiarvi? Sai, a rivedere la lite tra i loro gruppi. Sai che mi è venuto in mente? La lite dei nostri gruppi quando preparavamo il Moulin Rouge. No. Come ti vengono certi salti di memoria? Addirittura al Moulin Rouge! Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Until he cries.
see the canvas, their body looking like artwork. Every woman got hidden talent, just searching for a life star search. That don't mean that my hard work ended up in your bra purse. That's the way that she rocking out, then I'll show up after that concert. You accidentally fall into love like you try to do it on purpose. Hope the one that you say the one is worth everything that you purchase. See, I say that I'll never pay. You can go and research this. And any woman that's on this earth that don't know her worth could be worthless. Money makes the world go around. A mic.
cayenne, back over pound, back over pound, back over pound. He's all that makes the world go round, and clinking, clanking sound can make the world go round. Money. If you happen to be rich and you feel like a night entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can bring for the mate. If you happen to be rich and you find you are loved by your lover to your moon and you've grown quite a lot. If you take it on the chin, get a cap and begin to recover on your 14 karat yacht. What? Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money. When you haven't any cool in the store, then you freeze in the winter and you froze on the wind and you froze. When you haven't any shoes and you haven't any shoes, you go in a paper and you look in the pound and the way. When you go together, world all about from the bed, little faster he will tell you to love every more. But when hunger comes around, rather than round the top at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See a love flies out the door. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, and clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Back and down, now back on the pound, and clinking, clanking, clanking sound. It's all that makes the world go round. It makes the world go round. Following collection of ghoulish sounds. One, two, three, three. My place to be. Tims and hoodies on my New York flip. Rubber band stack money with my New York. Double with my New York. Get it up, get it up, get it, get it, get it up, get it up, get it, get it, get it up, get it up, get it, get it up, 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 get it
can't stand up. Me and my girls about to tear the club up. Listen up. Darkness, she is standing right in front of me.
broken-hearted people living in the world's agree. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Voi dite che non se ne è accorto nessuno, eh? Erano Libera e Valentina e hanno quasi annunciato il nostro finale. Ci siamo quasi, siamo al gran finale di questo spettacolo conclusivo dell'anno accademico 2013-2014, ma come regola vuole chiamiamo due presentatrici ad annunciarvi il finale. Quindi chiamo Gabriella e Joanna, venite, è il vostro momento, poi abbiamo concluso. Venite qui davanti a me, al centro. Prego. Il primo musical del gran finale sarà Chicago, uno degli ultimi successi resi famosi dal passaggio sul grande schermo, in cui si celebra una storia d'amore, ma anche lo spietato mondo della Chicago di un secolo fa. Il brano che vi presentiamo è All That Jazz, con le nostre ballerine immerse nello scenario della spietata Chicago. Il musical conclusivo invece sarà Nine, ai cui balletti partecipano tutti i protagonisti di questo spettacolo di fine anno. I balletti saranno Io bacio tu baci, cinema italiano, e per concludere gran finale con Italia.
5, 6, 7, 8. Joe,
means to kiss, and for that I will kiss you more and more. You like me, I like you, and I can't believe the most beautiful lover in the world cares for me. And my heart is telling me you're everything for me. And from the bottom of my little heart I see a simple kiss that doesn't cost a thing, a love that is bigger than the sea is born. Il bacio, tu baci, che bello bacio. One kiss, two kisses, three kisses from me to you. Telling me you're everything for me. So from the bottom of my little heart I say, oh, a simple kiss that doesn't cost a thing, a love that is bigger than the sea is born. Il bacio, tu baci, che bello bacio. One kiss, two kisses, three kisses from me. I love the play of light, the way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neorealism. I love the dark and handsome guys with the skinny little ties, dressing mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style, of the glamorous Latin world, but only Guido can portray Contini's cinema Italiano. I love his cinema Italiano. He makes me feel with cinema Italiano. My love is real with cinema Italiano. He is the king of cinema Italiano. Those scenes I love to see from Guido's POV. There's no one else with his unique director's vision. His angles wide and tight, each moment feels so right. Defines Italian style by only his decision. I love the speedy little cars, the hip coffee bars, the sleek women in Positano. Guido's the ultimate uomo romano.
dirty little cars, hip-hop buzz. Sleek women in Boston town. You little Italian devils, you want to know about love? Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood. Be Italian. Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian. Be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Sentimental. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring and uncaring. When you pinch me, try to pinch me with this fat. Thank you.
noi siamo arrivati, cara Celeste, al grande finale. Abbiamo voluto inserire questa sorpresa, ma in realtà dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la riuscita anche di questo anno accademico, soprattutto a cominciare dalle famiglie e da questi splendidi ragazzi. Quindi, prima di consegnare a loro l'attestato di partecipazione a questo anno accademico, io vado ancora a fare qualche ringraziamento, a cominciare da tutto il direttivo regionale della Libertas. Abbiamo salutato prima e vado a salutarli di nuovo, il presidente regionale Giuseppe Guerrieri e il presidente provinciale Lella Giuva, grazie del sostegno anche come Libertas per quest'anno. E saluto anche l'assessore Giulia Quitadamo dell'amministrazione comunale di Mattinata, grazie per il sostegno e per la vicinanza. Anzi, a tal proposito ricordo che per il prossimo anno le palestre dove a numero chiuso si terranno, proprio per ragioni di spazio all'interno delle scuole, si terranno a Manfredonia nella palestra Sport Village, a Mattinata appunto nella palestra della scuola media, a Monte Sant'Angelo nella palestra Neovis e a Foggia presso la palestra Taralli, quindi si terranno i corsi di arte danza, danza classica, moderna, jazz, contemporaneo, musical, dizione, recitazione, teatro, danza, break, hip hop e video dance, tutte le discipline che avete visto in questo saggio questa sera. Un ringraziamento chiaramente anche agli sponsor che ci hanno sostenuto: l'azienda Fiordelisi di Stornarella, Ortofrutta Green Leaves di Stornara, lo studio P2 per le foto, le immagini di questa serata in via San Lorenzo 165, grazie anche per la pazienza, insomma ci vuole un bel po' di pazienza, loro hanno lavorato già da dietro le quinte e adesso per tutto lo spettacolo, le riprese di insonniatv.it, ci rivedete, ve lo ricordo, cliccando su insonniatv.it e saggio Arte Danza 2014, quindi vi rivedete e rivedete soprattutto i vostri ragazzi. E un ringraziamento ai volontari della Passer di Manfredonia per il servizio d'ordine qui nel teatro, così come ringrazio il teatro comunale Lucio Dalla e i ragazzi del service della Audio System. Grazie a tutti, credo di non aver dimenticato nessuno e adesso vorrei qui al fianco di Maria Celeste Damaso tutti i collaboratori di questo anno grandioso, quindi già pronta con gli attestati Silvia Imperatore, Barbara Principe e Gigas con l'assistente Wave, entrambi hanno collaborato a questa, alla riuscita di quest'anno, quindi venite, venite anche voi, è il momento di ringraziare tutti i ragazzi. Venite qui al nostro fianco e vi alternerete voi per la consegna degli attestati. Il fotografo è lì, quindi man mano che i ragazzi vengono, la foto da quella parte. E noi però, prima della consegna degli attestati, dobbiamo salutare proprio per la messa in onda tutti coloro che ci stanno guardando su Insonnia TV e allora con un grande applauso all'anno prossimo, grazie.